A Castellammare di Stabia il quarto appuntamento dell'evento I dolci lievitati regionali a lievito madre fresco. Protagonisti i pasticceri dell'Accademia Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano. Una manifestazione questa patrocinata dalla Regione Campania, comparto turismo e agroalimentare. L'evento, incentrato sui dolci lievitati regionali, ha avuto la regia dell'ente di formazione dolce e salato di Maddaloni, guidato dallo chef Giuseppe Daddio e dal maestro pasticcere Agnello Di Caprio. Una giornata di studio, formazione e confronto, un'occasione per scoprire nuovi progetti e sfide dell'Accademia. L'evento è stato ospitato prima nello storico Circolo Nautico Stabia e poi sul lungomare. Presenti gli assessori regionali alla formazione professionale Armida Felippelli e all'agricoltura Nicola Caputo, nonché il direttore generale Cultura e Turismo della Regione Campania, Rosanna Romano. Dopo i saluti del presidente del Circolo Nautico Stabia, Antonio De Sinno, e del sindaco Luigi Vicinanza, l'intervento dello chef Daddio, del maestro Stefano Laghi, vicepresidente dell'Accademia, e del maestro pasticcere Agnello Di Caprio, campione del mondo ai mondiali di panettone. Dopo il convegno, il taglio del nastro con l'esposizione sul lungomare dei dolci lievitati presentati dai singoli accademici. È un evento che sosteniamo da diversi anni e ormai il panettone è diventato un prodotto tipico di questa regione, anche perché diventa sintesi non solo della nostra tradizione, ma anche dei prodotti tipici, con la capacità dei nostri pasticceri di preparare questi prodotti davvero eccezionali. Iniziativa che noi incentiviamo, anche perché devo dire si sta creando c'è una bella vivacità e che noi vogliamo accompagnare anche per definire, aggiungere un ulteriore prodotto nel paniere del sistema agroalimentare della nostra regione. La regione Campania fa molto, sta facendo molto per l'agroalimentare, è vero? Sì, l'agroalimentare è un po' la locomotiva della nostra economia insieme ad altre filiere, però questa è quella che caratterizza meglio la sintesi tra un po' la nostra qualità delle produzioni, ma anche l'attrattività turistica della nostra regione. Noi dobbiamo far diventare davvero questi prodotti gli ambasciatori di questi territori e poi fare iniziative in questa città che da poco sta rivivendo una nuova era, un'era basata anche sul recupero del mare, del lungomare, della vivibilità della città, significa tanto per la Campania e anche per i produttori. Allora, puntare sempre di più su questo. Puntiamo sulla qualità e sulla bellezza del nostro territorio. Assessora, l'importanza della formazione oggi si è percepito in questo incontro, è fondamentale e lei lo ha sollecitato anche nel suo intervento. Sì, io penso che la formazione sia veramente la chiave di volta della modernità per affrontare i tempi che cambiano, per affrontare i grandi mutamenti tecnologici, l'intelligenza artificiale, la realtà aumentata. Bisogna formarsi, bisogna davvero lavorare su se stessi. Stasera, ecco, è stato un momento molto bello perché abbiamo visto come sia importante mettersi assieme per coltivare quelle che sono le eccellenze della regione. Noi abbiamo veramente una biodiversità, una capacità di trasmettere questa tradizione nel futuro attraverso questo cibo meraviglioso che il mondo ci invidia, perché il cibo italiano penso che sia quello della migliore cucina internazionale che c'è, perché è una cucina completa, è una cucina sana, perché abbiamo la tradizione della dieta mediterranea. Però tutto questo passa attraverso la formazione, perché ai ragazzi devi dare gli strumenti per reggere, per essere bravi, per essere competitivi e per partecipare veramente al progresso della nostra regione, perché loro sono bravi, devono essere solo valorizzati, anche se magari hanno interrotto un percorso scolastico, non hanno avuto, hanno sofferto di disuguaglianze, hanno sofferto di fragilità di relazioni, di famiglie che hanno bisogno d'aiuto.
Ecco, noi ci siamo perché davvero possano trovare il loro talento e il loro futuro. Assessora, e che cosa possiamo dire della scuola dolce e salata? Che so che lei è un'amica. Noi con la scuola dolce e salato facciamo dei percorsi e devo riscontrare che i ragazzi formati nella scuola dolce e salato davvero diventano dei bravissimi professionisti nel loro ramo, perché hanno la fortuna di avere due grandi chef che sono anche generosi nel trasmettere i saperi, e quindi davvero sono ragazzi fortunati perché il loro percorso, che non avrebbero potuto permettersi perché chiaramente è costoso frequentare corsi con questi chef così bravi, e invece la regione Campania gli rende tutto più facile e quindi loro possono formarsi e davvero diventare bravissimi anche loro. Allora, che bella serata per Castellammare. Castellammare è uno scenario incantevole e credo che per una manifestazione di questo tipo, che mette insieme le eccellenze del lievito madre nazionale e locale, beh, credo che questo sia lo scenario adatto. Ecco, Castellammare che si è aperto a questa iniziativa per dare ancora più respiro alla città? Certo, perché io ho sempre parlato in questi mesi, in queste settimane, della grande Stabia. Castellammare deve ritornare all'altezza della sua storia, della sua tradizione. Ma come si fa questo? Innovando. La tradizione si difende se la sappiamo innovare. Questa è una manifestazione che mette insieme tradizione e innovazione, sapori e saperi. Assessore, una bella serata, ma abbiamo anche l'occasione di incontrare dei turisti che stanno qui a Castellammare. Sì, dei turisti che si sono appositamente fermati perché hanno visto la bellezza di questo momento e hanno deciso di unirsi a noi nel festeggiamento che stiamo facendo qui in Villa Comunale, grazie a Dolce e Salato, alla società che ci ha permesso di realizzare questo bellissimo evento. E, io loro... sono Umberto. E lei è Carmen, sono di Messico, noi somos mexicanos, y este, la curiosità del turista di ver la gente qui reunida, pues nos trajo aquí. Y eso es, dijimos, vamos a ver qué ocurre aquí, que además la gente ha sido muy amable. Vi traduco, che sono stati attirati, come le dicevo, da questo movimento, e quindi si sono avvicinati, e la cosa che loro hanno ripetuto, perché ho già avuto modo di parlare con loro, è che la gente è amabile, cioè, che significa che la gente è molto accogliente e molto attenta verso di loro. Mi stavano raccontando di un aneddoto che gli era successo appena sono arrivati, ma in realtà è questa la nostra accoglienza da sempre. E siamo con lo chef Giuseppe Daddio, l'anima di questo appuntamento che ha scelto Castellammare. Perché, Giuseppe? Beh, intanto è un rituale, questa è la quarta tappa in Regione Campania, ci teniamo tantissimo ad accogliere quest'anno i turisti, un pubblico disparato come quello di Castellammare di Stabia, che è alle porte della costiera, Sorrento è a quattro passi. Ricordiamoci che la Regione Campania è la prima regione del sud Italia ad avere una concentrazione di ristoranti stellati, quindi un alto valore gastronomico, e noi con i maestri accademici, le giacche bianche, abbiamo stasera voluto scommettere con questo pubblico che ci sostiene tutto l'anno nel acquistare e nel giudicare i nostri elaborati, come il grande lievitato, il panettone, la colomba, e quest'anno i dolci lievitati regionali al lievito madre fresco, quindi dal Piemonte alla Sicilia. Stasera troviamo più di 20 regioni qui su questa bellissima 100 metri lungomare di Castellammare, la Villa Comunale, che mette insieme competenze, curiosità e tanta sperimentazione, perché la tradizione non deve invecchiare, invecchia nel momento in cui si studia, e noi abbiamo una scuola come la Dolce Salato che fa grandi corsi di pasta lievitata con grandi maestri come Aniello Di Caprio, già campione del mondo, e tanti altri maestri che scendono in cattedra per insegnare ai giovani la materia dei grandi lievitati, questa volta dal cornetto ischitano al panettone, ma anche maestri un po' più estrosi che sono riusciti a coniare un dolce classico come il bonè, lo hanno reso lievitato, e il tiramisù, un dolce al cucchiaio, diventa un dolce lievitato.
C'è già una prossima tappa? Sì, la prossima tappa sicuramente l'anno prossimo. L'Accademia, con sede a Parma, oramai da 4 anni ci affida, forse è una questione di fiducia, una questione di stima, ma sicuramente di buona riuscita, che viviamo di questo credito fondato e basato sugli eventi già passati, trascorsi. Credo che la prossima tappa ci vedrà sempre in Regione Campania, in delle città come quella di Castellammare e altri luoghi dove si può incontrare un pubblico così interessato alla pasticceria Levitata. Noi dell'assessorato all'agricoltura è un vero onore essere partecipi di questa iniziativa, perché l'Accademia, diretta mirabilmente dallo chef Peppe Daddio, è un vero testimonial, un vero ambasciatore delle eccellenze della Campania. La Regione Campania vanta ben 30 prodotti che hanno marchi di tipicità, cioè marchi o DOP o IGP, e siamo tra le prime in Italia per la ricchezza di prodotti tipici, prodotti che spaziano dai prodotti prettamente agricoli, tanto per fare un esempio la rucola della Piana del Sele, il carciofo di Pestum, prodotti degli allevamenti, tra tutti la mozzarella di bufala campana, una vera e propria regina delle nostre tavole, che non a caso è chiamata anche l'oro bianco della Campania. E poi abbiamo prodotti come il San Marzano dell'agro nocerino sarnese, e gli oli Evo, oli che sono di assoluta eccellenza.